ok allora aspettate un attimo che fatemi preparare subito um, qui dovrebbe essere giusto tutto ciao ciao a tutti ok fatemi vedere un attimo le webcams non c'è la musica no adesso magari ne mettiamo una di sottofondo Vediamo un attimo allora perché altro devo capire la seconda webcam innanzitutto come strutturarla vediamo un attimo, andiamo a metterla così poi vediamo vediamo un po' come fare ciao ciao a tutti! Allora mettiamo per ora, visto che non ho un tabellone dove mettere le carte, per ora utilizziamo i, i raccoglitori che tanto li tengo. Questo è più piccolo, scusa. Com'è possibile? Cioè, un raccoglitore più piccolo dell'altro anche se sono identici, dovrebbero essere identici. Ok. Cazzo, fisiatra. Allora, iniziamo subito con. Allora, vediamo come se voi vedete lì ah, Beh, devo tenerli lì davanti vabbè ci sta un poco male però devo devo specchiarla ovviamente se no voi vedete al contrario uh... Come si faceva? Aspetta, ah, ecco. Uh, devo specchiarla in. Ruota. Capovolgi verticalmente. Perché non l'ha fatto? E non l'ha fatto. Perché non lo fa? Ah, perché è loccata, forse. No, non era loccata. Ma allora, mi prende per il culo. Devo chiedere per favore, è probabile. Ma um. ah, scusami, eh. Ma neanche orizzontalmente me lo fa? No, non sto flippando, è eh, quella, è. Ah sì, aspetta, perché mi ha preso l'altra cosa. Se... Vabbè, ho flippato il, uh, il browser. Quindi, probabilmente quando aprirò il browser sarà tutto flippato in modo strano. E però non me la fa? Perché non me la fa flippare? Ah, ecco qua. Ok, sì, non è il massimo, però almeno le leggete dritte. Però aspetta, magari posso anche zoomare un attimo tecnicamente. Tanto fammi mettere Spotify qua. Fammi chiudere questo. Uh, Streamlabs non mi va come al solito, va bene. Quindi io posso zoomare, sì. Ho messo a fuoco teoricamente. Cioè, io posso anche zoomare. Vediamo un po' come. Andiamo così per ora, poi vediamo. Postiamo. Se io facessi cioè con la luce, magari si vede meglio. Poi proviamo così. Che ascoltiamo di bello. Beh, cosa, cosa volete? Robo di Pokémon oppure musica random. Scegliete voi. Scegliete voi. Intanto... Beh, Scegliete tutti tranne Gibo cibo. Intanto mi son preso da pronte qua le slips. però le mettiamo queste qua con le base yes, no, no, no. ah. Sigle pokemon proprio generico così magari c'è proprio ok però teniamo le prime 100 poi vediamo quindi vediamo se c'è qualcosa questa cioè, stiera ce l'ho di qua io. Uh playlist di club pop una sola ah. ok allora iniziamo bene bene ti guassi iniziamo da queste qui che sono Già tantissime queste. Ah, no, cadono tutte. Ok. Allora, iniziamo. Prendiamole un pochino. Che è sta roba? Un digimo. Volete un digi, Non so perché c'era una cosa di digi. Cioè, innanzitutto un matchup non prima edizione, quindi... vabbè per ora non... Pensiamole un po' veloci, va. Allora, si vedono? Devo tenerle un po' così. Sì, no, comunque si vedono. Allora, sì, SetBaseUnlimited, questo è un altro, questo però è prima edizione, quindi la mettiamo un attimo da parte. Uh, queste non dovrebbero essere prima edizione. Che palle che giustamente è un po' storta. Se potessi. No, giustamente. Devo metterla, cercare di metterla più verticale possibile. Meglio che niente. Allora, questo è set fossil. sì però, sono non sono prima edizione. Questo ancora fossil. Fossil. Un'energia prima edizione. Questa è prima edizione. Non so se valgono qualcosa con eh, le prime edizioni di Energia. Queste non sono prima edizione. Tra l'altro è un po' un misto italiano-inglese. Questa è un'altra prima edizione, un'altra prima edizione, un'altra prima, un'altra prima. Le prime edizioni le metto da parte. Questa è normale. Questa è normale, normale, normale. Prima edizione, normale, prima edizione, normale, questa è rovinata purtroppo, prima edizione, normale, queste, queste qui, uh. ci sono dei numeri di telefono, mettiamo di qua. queste saranno un pochino rovinate questa però è una prima edizione c'è l'addestramento del cioè il professor hook prima edizione questa è una ostia questa ad esempio cioè no, questa non è prima edizione ma è rara c'ha il simbolo raro qua in basso a sinistra non so se valgono qualcosa sinceramente se non sono prima edizione non credo la verità nel set però non so se comunque sono carte del 98 queste quindi... sono tenute anche decisamente bene questa è una prima edizione prima edizione questa no questa no questa è prima edizione prima edizione prima edizione prima edizione no più che altro con l'inglese devo anche vedere um... Perché alcune non sono prima edizione, ma sono shadowless, cioè che non hanno l'ombreggiatura, questa qua. E so, c'è scritto anno 99, che comunque sono prima edizione lo stesso, anche se non c'è scritto. No, questa no, questa no, questa no. La prima edizione, questa no. Per ora, metto nelle sleeve solo i Pokémon di prima edizione. Però qui ce n'è un bel po' eh, di prima edizione. prima edizione. Controllate anche voi, eh, che magari faccio un po' di confusione e le metto una parte dall'altra. Prima edizione. Questa è un'energia. Non prima edizione, l'avevo messa qua. Prima edizione. Prima edizione. Questa la potrei regalare a Mark. Questa qua. Un però non è prima edizione. Non è neanche Shadowless. Questa qua perché ce l'ho l'ombreggiatura qua. Questa no. Questa è una prima edizione ad esempio. Cioè, qui invece abbiamo un Machop, un Machoke. Un altro Machoke. E un Renshiu. Tutti prima edizione questi. Quindi, per ora, queste qua le mettiamo da parte. Ah no, ma non ho mica finito. Aspetta. E il back qua di queste non sono proprio il massimo. Grazie Max. Minchia, davvero, Fede? Cioè, tutte queste qua sono a 8 euro l'uno. Porca. Non le vedrò mai, eh, perché chi, chi compra l'energia... Quindi tutta roba prima edizione, immagino che quelle non prima edizione non valgano un cavolo Questa no, questa no, questa no Ma mi sa che i Shadowless non ci sono, eh, comunque Ok Poi Ehm um, no Quante sono? Tutte uguali? Tutte uguali? Ah, questa però è in prima edizione Mettiamo il prima edizione qua va Eh però vedi alcune sono rovinate eh. È in prima edizione però abbastanza rovinato Vabbè questa la mettiamo di qua perché è veramente rovinata Ma quante sono? Tutte uguali tra l'altro Prima edizione, prima edizione, prima edizione Però le passiamo così perché tanto sono tutte Cioè non sono io, non sono Pokémon praticamente ok ah, allora un altro Shenzhen prima edizione un Onyx prima edizione tra l'altro sono cioè a parte poi i bordi sono tenute abbastanza bene Sì sapevo giocare a gioco di carte adesso non più un altro Onyx prima edizione un Diglet prima edizione un altro Diglet un diglett inglese non Shadowless, quindi frega un cavolo. Questo Questo è un diglett italiano non prima edizione. No, no, no e no. Ora, questi. Allora, questo non è prima edizione, però è uno Squirtle. E sappiamo che gli starter valgucchiano un pochino. Però non è prima edizione, questo. La prima edizione, quindi non prima. Quanto vale quello non prima edizione? Giusto per capire se metterle nel mucchione. Intanto lo mettiamo qua da parte. Poi c'è un altro squirt. Quanti squirt? Questo è un prima edizione sui 5 euro quindi gli squirtle li teniamo a parte ma tipo ad esempio un Diglett non prima edizione non credo valga così tanto questo è uno squirtle prima edizione questo è inglese Beh, magari è anche inglese però non è vabbè. mettiamolo da parte di lì qui c'è un altro cosa qui c'è un altro prima edizione qui no No, quanti squirtle ne volete qualcuno? Ma come? Ma vale più? Scusa, come è possibile che vale di più non prima edizione che prima edizione? Come è, com è possibile? ah ok quindi comunque valgono ma eh, ditemi anche tipo un seal tipo un seal non prima edizione quanto vale perché così questo è prima edizione Un dugong che è l'evoluzione uh, Polywag, non prima edizione prima edizione non prima edizione poliwell non prima poliwell prima Stario non prima, non prima, prima, non prima, non prima, non prima, non prima, prima. Uno starmi prima, sì, 563, non prima di zona, quindi valgono tutte, un puttanaio. Ste carte, dovrei slivarle tutte, ma è impossibile, non le ho abbastanza. Eh, questa è rovinata, però. Qua c'è una sbrega incredibile. Non so se si vede. peccato magic carp magic carp prima edizione magic prima edizione quelli inglese un altro macho che prima edizione non prima edizione però divido divito appunto solo le prime edizioni poi vediamo ah sono i preinflazionati dove, dove li stai guardando Ok. Allora, queste per ora. Mettiamole da parte. Queste sono le prime edizioni. No, no guarda su card market se riesci. Mettete lingua italiana, direi che. C'è la pubblicità, eh? Non ho il coso. Perché poi adesso aumenta pure. Queste, poi bisogna capire anche come venderle, perché non è così facile. Per ora le metto nelle sleeve, poi vediamo. Però la metto solo i Pokémon, poi... Però siamo qua all'inizio, eh. Le bombe probabilmente arriveranno dopo, eh. Adesso sono proprio... cose base. Oddio, c'è comunque qualche squirtle, eh. Che schifo non fa... Eh, Pikachu su set base. Not bad. Non so se c'è, Perché io ho. So solo. Come avevo fatto vedere per chi era nel gruppo sub due settimane fa, che avevo messo la foto, ci sono solo quelle carte là che avevo postato. Che poi rivedremo. Non so altro perché abbiamo aperto solo quel pacchetto lì e c'erano dentro quelle. E non so neanche quale sia. quindi. Queste magari gliele do a Marco. Lui Machop, Machop, Machop. mi ma piace. Non so se ho il Machop. Ma... Ok, allora, questi sono i Pokémon prima edizione di questo oh. uh, Beh, direi abbastanza. Un Geridos allora, queste, però, le teniamo qui. Queste sono l'energia prima edizione, la mettiamo di qua. E queste sono. Aspetta, mettiamole di qua. Che dopo queste l'avete già viste. E ok, qua l'energia mettiamole qua. Ok, allora partiamo con oh, questo. Uh, iniziamo da. Ovviamente allora qui c'è scritto Questa roba qua Ma le carte sono mischiate eh? non, non sono riferite al Tra l'altro qua c'è roba Ah qua ci si segnava Tutte le, le carte Che si avevano Si sono Che anno è? Eh, generico no, 99-2000 dovrebbe essere questo. Vediamo cosa c'è qua. Ok. Ah, si parte subito con Giovanni Spersian. Orografico. Non è prima edizione, ma... Grazie, a chi lo dice sa di esserlo, grazie mille. Sono tornato! Tenuto anche, direi, qualche puntino bianco, però. Non so quanto possa. Si, sì, tenuto da Dio, sì. Giovanni Smachok. Che però questo non credo. Vediamo. Ah, energia. Energia. Queste non sono prima edizione. A parte che sono... c'è la prima edizione di questo. C'è uh, Giovanni Snidora Un'altra energia. Non so se dove si vede la prima edizione. Qua, A parte che sono in inglese quindi. Non essere quelle da non trovare uh, Ok Giovanni Sdidola Aspetta forse mi conviene mettere uh, Facciamo così va no. no 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 Che palle Oh no Ho toccato Ok. Provo muovere questo io. Lo so che è fuori, eh. Oh no. Sì, è sempre sulla sinistra il primo edizio. Perché adesso non me la muove. Vai. E spostiamo anche... questa. Così. Perché tanto ho visto che sono di qua. Poi. Energia. Un'altra energia. Un altro Nidolans. Sempre... Ma queste erano giuste perché erano proprio nella scatola di Giovanni e c'erano le carte di Giovanni. Machop. Niduran. Meo queste sono tutte oddio varranno qualcosina queste sono tutte uguali meo mi chiamai eh, nidorino sono tutte persian se è tenuto bene beh direi che si sì, è tenuto bene queste sono tutte tutte uguali C'aveva molta fantasia, eh... Signor Giovanni, aveva quei tre Pokémon e basta. Ti avevo promesso. Grazie Santler. Per te. Poi... Allora, questo lo teniamo qua, le olografiche, teniamole di qua. Andiamo avanti col secondo. Vediamo se sono tematiche pure queste oppure sono randomiche L'altro del ROBBENCO qui blu, sì due volte Psyduck. Non prima ma niente altro Psyduck. Ecco allora questo. Quanto potrebbe valere? Perché comunque è un Pikachu. Io lo terrei un attimo da parte. Metapod prima edizione Spiro Spiro Golduck Spiro Jungle Unlimited, sì Mettiamolo insieme agli altri qua uh, no. Sì, quello era Jungle Sì, questi invece siamo ritornati al set base qua Non prima edizione Un Raichu, sempre del set Jungle Mettiamolo. No, sì No, è Fossil questo un attimo di là. l'energia. Ok, ok. Pochi euro. Vabbè, butto via. Diciamo che se quello è pochi euro, questi non valgono un cacchio. Qui stiamo cercando le bombette che per ora scarseggiano. L'energia in colore. Ok. Per ora di prima edizione non ce ne sono. Un altro Pikachu, sempre del set jungle, Lo mettiamo un attimo di qua. Un altro Pikachu del set jungle. Uno Psyduck. Oh! Eh, la si vuole ingrandisco. Uh, chat andiamo non scento non scento beh è normale comunque zapdos questo è interessante, è del set fossil. Mettiamolo subito qua. E se lo gradi invece quanto va? Beh, allora. Diciamo che mi sembra tenuto bene. Non ha segni evidenti, ha qualche punto. Leggeri puntini bianchi, i bordi sono a posto. Facciamo leggermente i bordi un pochino... così. mettere il metapod. Ok, un'altra prima edizione. Poi un ennesimo Pikachu del set Jungle: Spiro. Niente, 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 niente Un Electrabuzz Non prima edizione Un Bill Oh, un'altra olografica Inglese Non è prima edizione C'è un po' dei bordi tagliati male, vedo ai i bordi Cioè, non sono tondi i bordi, se vedete sono tagliati come se fossero di netto. E non lo so, hanno deciso così in Occidente i bordi gialli, perché ad esempio in, in Giappone sono, um, sono argentati i bordi. Un bidrill Che set è questo? 7 è questo qua, ecco. Dimmi se questo potrebbe. Questo è un Pikachu. Ah, 7 base 2 questo? No, no, no. Sono originali. Moro, queste sono originali. Lo sento anche dalla. È uguale. La... Sia italiana sia sono identiche. Non lo so quanto possa... Ah però è un po'. Questa è un po' rovinata, eh. Chiamolo ma. E un altro quanti picca così. <ride> Vabbè. Allora, andiamo sul fuoco. Che dico qua, era un po' un misto. Però in realtà, queste qua sembrano abbastanza divisi bene come tematica. Ma questo è chiuso ancora? Ma è sigillato. Ma questo è sigillato? No, non è. No, aspetta, no, non è sigillato. Cioè, non è aperto come gli altri, ma è aperto qua di lato, credo. No, credo sia aperto qua di lato, eh. Non lo so, no ma è poi è tutto rovinato, no credo sia aperto, semplicemente aperto di là. No, no, era già aperto. Oh, già, minchia, già questa carta è uscita. Già, sta carta che è uscita. Fatemela slivare subito. Cosa c'entrano quei Pokémon? Nintendo solo grafico prima edizione. Questo è anche tenuto, a parte un pochino il bordo sopra, è tenuto abbastanza bene. Ora, andiamo avanti qui. Uh, questo è niente. In poi. io spero ci abbia un ganker allora, farfetch no mi sa che no le shadowless uh. questa invece sono del secondo set base Eh sì, perché è un po' storta. C'era un Articuno? Ah sì. Mm, non lo so, quell'Articuno lì, set base 2, vale poco. Niente, allora, mettiamoli qua. Magmar uh, set 2, Magmar Vulpix Rapidish Arcan, bellissimo, questo Arcan. Energia, 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 dodu, 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 Doduo -do, do -do. Altra carta rando. Vedi, capisci? Moro perché sono originali, queste sono quelle date proprio dalla Wizard of the Coast, che erano dentro i cosi. La ah, Daniella Orsi, 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 Stario, Stariu, Felder. Ma questi sono tutti i fossil cloist. Krabby, crabby, crabby, crabby. Polywag polywag poliwi. Polivrat. No, non è fossile, scusa, è la seconda edizione. Questo è Polivrat. Un po' decentrato, eh. Leggermente decentrato: questo bordo è molto più piccolo di questo. È in inglese, tra l'altro, boh, vediamo. Perché sono parti... Vabbè. Ascoltiamo quello che capita. Questa doveva essere una playlist di Pokémon. Vabbè. Golden. 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 Seeking. Magikarp. Psyduck, Psyduck. 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 Golduck. Un altro Squirtle. Ma abbiamo detto che... quelli della seconda edizione non valgono. Oh my night, oh my knight. oh my seal è un charmender. Semplice seconda edizione. Andiamo sul verde. altro c'erano eh, versione 2 si sono questi cioè questo coso qui ha 23 anni credo sì 23 24 anni sto coso non è neanche ingiallito <ride> per dire quanto vale manuale non credo valga nulla da giro Energia, energia, energia. Cadabra che ritorna quest'anno. Magari vale qualcosa il cadabra vecchio. Eh? Teniamolo da parte. Nidran del jungle, sì. Nabra, abra. Oddish. Kankaskanolografico. Dopo lo guardiamo bene. Cadabra. Bellsprout, sprout weeping Nidoran Nidoran Jinx Nidorina Nidoran Abra, Gloom, Oddish, Nidoran Weeping Bell, Bellsprout sprout e Abra. Ah, cadabra, per ora mettiamo di qua e Sliviamo Kanga Sun. Bentornato, Bentornato. Ok, per ora siamo a sei olografica. Di cui una di Giovanni. Nulla di bombe incredibili ma... ma Ma queste non le avevo già viste No Quanti Charmander? Sono più di Charmander e Un altro Poliwrath Dragon Ball, vabbè, almeno sono tornati sugli anni. Un altro Poligrath, questo è eh, no in italiano, anche quello di prima in italiano, no? Quello di prima era in inglese. Ah, mica questa è prima edizione, cazzo, l'ho visto adesso. No, no, fe no fe per ora abbiamo trovato questo. Di holographic, non lo so, è una cosa a caso. Giro dopo magari ti mando una foto, no? Fai anche a Tiwaz, se volete, sul, sul Discord. Magari vi mando la foto con tutte queste e mi dite quali sono, secondo voi, da, da mandare a gradare quali no. Perché non le mando tutte, perché questo un casino farle gradare. Cioè, se ha senso le mando, se no, no. Si è sforcato tutto. No. Poi. Pensate che sia finito? No. Perché... C'è una scatola di scarpe piena. Allora. attimo che si è sporcato tutto. Giriamolo da questa parte. Allora. Iniziamo. Ho visto che i box dei deck... Quelli di questi. Quindi Moro aveva ragione. Valgono. Minchia. Cioè vuoti così. Con dentro la carta. Cioè io ho dentro la, la carta. Cioè vanno tenuti pure questi. Cioè io qua... Sono almeno una ventina solo. Solo la scatola vale 20 euro? Sì, sono tenute un po' di merda, eh? Sono un po' distrutte. Sì, ma chi te le compra, scusami, eh? Bah. Ah, merda, ma... Ah, no, ok. Sì, devo gustare pure il... No, se le vuoi tu, te le vendo, eh? Sì, sì, è solo qui. Poi ne parlo con uh, col mio amico, ma se vuoi, no, ti vendo tutto sto malloppone di carte se vuoi. A parte quelle Olo e tutto. eh. Il resto te le vendo tutte se vuoi. Poi ne, poi ne parliamo bene nei prossimi giorni, allora andiamo avanti. Ciao Giulia. Tipo, queste qua non credo valgano nulla, non è prima edizione, non è nulla. Dark Vaporeon Però non è olografico Va bene, Nof Ci mettiamo poi verso settembre-ottobre Ci mettiamo d'accordo, ci troviamo Ti porto tutto il malloppone, vedi tu um, Questa qui non è olografica Quindi non credo valga sto granché Ah, Safter, ottimo non so questo qua però la teniamo una tiro da parte un Machop, Machop non so prima edizione Mettiamola da parte allora questa beh c'ho il vapore orolografico però un Eevee non so quanto possa valere un persian Polywill, Ra, uh, Ra, Ryhorn, no. Eevee, Polywag, Eevee. Un uh, Raidon bellissimo, Raidon. Uh, ok, tanti Eevee ci sono. Ah, alcuni sono carini, alcuni si fanno un po' caccare, però alcuni sono carini. No, per ora il dark vapore lo teniamolo momentaneamente qui. E mettiamo via il vapore olografico, anche se non è prima edizione. È comunque un olografico. Ironico, eh, con la sigla di Digimon però stiamo facendo un po'. Allora. Andiamo avanti con altro. Oddio. Sono alcuni sono veramente pieni. Ma dite che se mandiamo Sto sconto Alla Wizard of the Coast Ce lo dà O è passato Troppo tempo A parte che non ce l'ha più La Wizard dei Pokémon <ride> Dammi Allora Weedle 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 Oddish Oddish Questi sono il Team Rocket Dark Gloom, anche questo potrebbe valere. Poi, teniamolo lì qua un attimo la porta. Zubat, zubat, zubat. Questa c'ha la storia. Non so se qualcuno la sa. La storia degli occhi. In, nella versione giapponese, gli occhi guardavano sotto la gonna della ragazzina. In occidente l'hanno modificata. Sì, è censurata. Quindi, infatti, credo che. Mettiamola una parte che potrebbe essere. 4 centesimi, vale più la carta. No? Bellissima questa. Con il Gengar dietro, bellissima. Sì, no, bisogna avere ovviamente quella non bannata. Stamela in tasco. Io spero sempre ci sia un gang. È uno Squirtle del Team Rocket. Uno Squirtle normale, così, rando. Non credo valgano molto questi. I War Cioè, non credo valgano così tanto. Dark uh, Vapore. Un Magikarp. Un Machop tutto luminoso. Eh, magari, già dice, magari. Milioni di macho. Punt di. Ma che merda è sto? Cos'è sto schifo? Che bello cazzo. Questo è bello. Questo è proprio bello. Dopo facciamo una disamina di quelle holografiche. Declete, declete, dark duct. Mettiamole di qua. Manche, 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 Dark primer, dark primer, dark primer. Ora sono quali dice ora? Sì, non sono da gradare. Ecco, magari, se magari la fai gradare arriva a 20, 30, ma ci spendi più di gradazione che altro, non ha senso. Che carino sto ratto. Dark Raticate Sì, sto mettendo la parte i Dark, ma non so quanto abbia senso. Meo 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 Ivi Dratini. Ivi Energia, tank, La Squirtle Energia, trainer. Coffin, Ivi Oddi, Shekas Dark Vileplume Dopo lo guardiamo bene. Dark Blastoise. Dopo lo guardiamo bene. Dark Vapore squirto Dark Warthog Dark Gloom Dark Vapore Dark Warthog Un altro Grimer Sbircione è un dark wheezing C è olografico? si sì, è olografico anche se si vede veramente poco allora dark wheezing credo sia lo grafico anche se si vede veramente poco ciao tiwats poi c'è dark valblu carino dark valblu E questo potrebbe avere un suo valore. È in italiano, speravo fosse in inglese, però. Parte un po' il bordo qua sopra, tenuto abbastanza bene. meno del Dragonard beh ci può stare allora poi spero di non aver saltato dalle prime edizioni comunque in quanti ce ne ecco ciao bastro si sì, si sì, non è il uh... non è il Blastoise del set base Qui vedo cose interessanti. Eh, lo sì, so perché è pari tra canzone di internet. 70 euro? Quello è da gradare. Allora, un bulbino non prima edizione, un altro bulbino non prima edizione. Non credo valgano nulla, non prima edizione Univisauro. Uh, Tangra caterpi. Stario, Weedle, sono un po' distrutte. Caterpillar prima edizione. Caterpi prima edizione, caterpi prima edizione. Metapod prima edizione. Medita un prima edizione ora. Ok. Cantrello. Qui si ragiona. Direi che è tenuta abbastanza bene. Parte un po' qua sopra. Prima edizione. E poi ci sono anche queste due. Non sono prime edizioni, una inglese e una in italiano, che comunque penso che un pochino valgano. Non è prima edizione purtroppo quella in inglese. La prima edizione sta su 250. Eh. Questo non è prima edizione. Un video di prima edizione. Da polpo. Oh, Starmi Ibisauro Tang è la prima edizione Questo non è prima edizione No, sì, sì, no, no uh, Magic Arpono, no. cuna Non è prima edizione purtroppo Ma abbiamo un Geridos Gli Squirtle... No, fai tu che te ne intendi. Gli Squirtle, uh, i Bulbasaur, i Charmedal non prima edizione quanto valgono? Poco, penso. Cioè, quelle che valgono sono comunque quelle prima edizione. Presumo. Tipo questo Bulbasaur prima edizione. Non ho l'Ibisaur, però che palle. 50 senza. che vabbè, buttale via poi oh Doffe no, se in caso ci vediamo ci mettiamo lì un pomeriggio te le passo anche tutte eh? cioè ovviamente pagando tanto quelle divido magari meglio tra set base cioè poi mi metto lì le divido in set base ovviamente non le slivo tutte perché è impossibile cioè slivo solo le, le prime edizioni quelle non prime edizioni le divido e le metto in varie scatole e poi Ce cioè, le divido nell'espansione. Eh comunque. Che figo questo che Geridos. Ok no. È eh, buono. Eh non credo sia Nirmint. Non lo so. Cioè non è male. Eh? Non è tenuto male. Non vedo nessuna riga. Nessuna cosa. C'è un po' il bordo sopra. Secondo me questo prende 8. 7. Tra il 7 e l'8, credo. Dici? Eh... Non lo so, poi bisogna vedere come le valuto. Ecco, un Bulbasaur. Prima edizione, comunque schifo non fa. Metto in sleev solo. Secondo te ha senso, no? Per far così. Cioè slivare solo le, le prime edizioni. Perché sennò tutte è impossibile. Cioè non le ho abbastanza. Direi che va bene solo la prima edizione. Slivo solo... Anche le energie, cioè ho delle energie a prima edizione. ora se le schivo solo con le base, no? Con le perfect. Perché devo ancora allenarmi a metterle perfect. Poi se devo mandarle a gradare, le perfect non le voglio. Ok. 160 euro. Dopo guardo. Eh, non male. No, ci sono dei pezzi. Ecco, tipo. Ovviamente, poi venivano scocciate. Ehi, scocciate con l'elastico. C'è cioè l'elastico completamente durissimo. Che non viene via mai. Cioè, questo la posso anche buttare. Allora, Poliwhirl, prima edizione Un poi, è il terzo, eh, questo è il terzo Bartortle Machop, Machop Diugon prima Controllate anche voi se sto mettendo giusto, eh, perché Dopo un po' ti va insieme la vista. Queste sono tutte base. Uh, chan. Sì, questo simbolo qua. Vedi. Qui non c'è, qui c'è. Non è prima edizione purtroppo, ma... Non è male. E poi un terzo polivrat. Così. Mi sa che erano abbastanza facili da trovare, eh, polivrat. Ce n'è ancora un bel po', eh. Non siamo manco a metà, ma neanche per scherzo. le scatole ce n'è un bel po' nof eh se te le faccio pagare a 20 euro l'una divento ricco no 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 oh, apras ma... no. mm. Eh, il Charizard eh, mi sa che mi pare che me l'abbia detto che non c'è quindi. Non l'ha mai trovato. Beh, già c'è il Venusaur eh, che comunque schifo non fa. E dai, una volta che giro, poi devo rigirarlo. E niente, allora. E me lo fa apposta. Kingler, Kingler, qui non c'è nessuna prima edizione. Un articolo però mi sembra un po'... cioè non è nulla questo. Eh, allora, questi tecnicamente si sì, sono deck prefatti, però è mischiato anche con molte bustine, eh? quindi non... sono veramente tutte a caso. mazzo tematico ma eh, che giro che poi. pezzi di scotch di cose di oh potete già c'è un se volete c'è un card <ride> sì. Adora questa dentro però è completamente distrutta cazzo sono queste cose poi boh. allora. immagino sia da deck quanto vale Quanto può valere quella mewtù? Vabbè, buttali via. Non è tenuta benissimo questa però. E eh, qua ciao. Un po' rovinata però. Allora, andiamo avanti. Uh, mi fa sperare in un gang, eh. Mi fa sperare in un gang. Allora, questo Nofe Quanto può andare? Cioè non è prima edizione. Al limite 50 centesimi. Allora, mettiamolo qua. Però ce ne tanti, eh! Se, se li sommiamo tutti! Cadabra! Prima edizione. Mm. Non è olografico, ma è pur sempre un Gengar quindi mi piace. Quanti apra? Links un pikachu ancora non coso un Astro ah, jinx cosa vuol dire ah con le guanciotte che colore qual è quello più raro quello con le guance rosse No, qui sono tutte... Sono tutte così, sono con uh, gialle. No. What? Perché ci sono anche i giapponesi? Ma che, che set hai tra è tra l'altro? C'è solo ste due, tra l'altro. solo ste due, vabbè. Un gastri prima edizione, un altro prima edizione, un altro prima edizione, un Hunter prima edizione, un Jinx prima edizione, un Jinx prima edizione, un Jinx prima edizione, un prima edizione. Un altro drosi prima edizione. Una Abra prima edizione. Un Cadabra prima edizione. Un Magma prima edizione. Vol. Torbo prima edizione. Pikachu non prima edizione. Un Pikachu prima edizione. Un altro non prima edizione. Queste sono tutte gialle. Quanti Pikachu però? Tutti gialli sono questi. Energia prima edizione, non ho guardato le altre è tutta energia prima edizione. Mettiamole di qua. E questo qua. Sì, arrivo. vediamo un attimo qua se c'è delle energie prima edizione. No, sa so di no. tanto c'è il mio amico Gengar e se ne va nella sliva anche se e poi c'è Raichu prima edizione naintel sei detto quindi vale meno boh queste qua giapponesi non lo so io le metto <ride> le metto nelle sleeve ma non lo so dici di mettere anche nelle sleeve i tutti questi qua prima edizione Pikachu prima edizione direi di sì, direi decisamente sì. Pikachu prima edizione Endless Sound. Raichu sta su 200, stica. Vale più di Venusaur. Li vanno tutte le prime edizioni, eh? no, literally. e ma anch'io tutte le mie. Perché queste qua non sono mie. Ma mh, tutte le. Io avevo anche dei Charis. Al prima edizione. Sono sparite. Sono buttate via. Non lo so dove sia. Io probabilmente avevo secondo me almeno 4-5 mila euro di carte. Potenziale. L'avevo, chissà dove sono finito. Ok, adesso c'è l'altra carta qua dentro. Avevo poche, tipo un centinaio. Madonna, se questa è rovinata. Rai ciuolo. come il giorno le mi hanno messo le Capita, no, io proprio avevo una valigia intera, proprio una valigia nera gigante, piena di carte. Non so più dove sia. Coffin Aerodactyl Che però beh, non credo valga nulla Bulbasaura Grimer Un macolografico Un geodude Un altro Bulbasaura Un geodude Golbat Coffin queste non sono prima edizione. Anzi sono del set fossil quindi nonix no queste non. Gol, tubat Ekans, Ekans crim Mac fa il saluto, sì. Eh, no, non lo so. Mac. Poi. Minchia, Pablo. Eh, purtroppo sì. Saperlo perché io l'avrei tenuta con gelosia. Invece, probabilmente mia, mia madre mi ha chiesto. Le buttiamo via o le diamo a qualcuno? Stupidamente mi hanno detto sì perché tanto non le usavamo più. E adesso chissà dove sono. No, un Erika Execute ma è tutto rovinato. Vabbè. Non credo che valga nulla comunque. Un Erika Sgloom. Varranno qualcosa questo? Boh, non credo. Energia, 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 tre energia. So, ah, no, proprio per tutto il set che è così. Ok. Sì, non credo valgano nulla, cioè a meno che trovi quella incredibile. Bello. Carino sto trattino. Non credo. Un Executor Tanga. Qui Pinbell. Questo è olografico, però. Le olografiche le mettiamo sempre da parte. Anche perché una volta c'erano solo le olografiche, non c'erano le full art, le cazzi e mazzi, le reverse, le... Le... le X, le GX, le VMAX. C'è un gazzo, c'ho solo le Olo e fan culo. C'è un problema col fascismo tu sta questo, eh. Guardate, mio amico Massimo, quello che è venuto in Giappone con noi, ce li aveva lì, ha detto se riesco a venderlo comunque far qualcosa. E poi dividiamo. Che è pieno di fogli, se ti interessano anche i fogli, no? sono tutti vecchi di 25 anni. L'abbiamo già vista. Bello, però, Psydeck del Team Rocket. Cioè, non del Team Rocket di questo set, qua è bellissimo: Drowsy, Slowbro, Gasly, Quattro. Queste sono della seconda cosa. Ah, queste sono tutte di seconda. E non credo Valgar. Uh, però c'è un Wigglypuff. Un Dark Gold. Energia, energia, stario Le guardo io un po' veloce Se no Un'anther set fossil Un jinx Jinx Slowpoke, slowpoke Energia, energia Se non contano Non starmi Un cadavro. Okay. beh c'è un wigglytuff non varrà un cacchio però. poi non manca mancano sette scatole ancora Vediamo no, se qualcosa Madonna se sono veramente vecchie sti qua ah. uh, Non mi ci stanno più le scatole Ciao Tech Un Arbok bello l'Arbok Ekans eh, Cadabra Queste si ripetono ovviamente. Un altro Gengar non è prima edizione Ho due Gengar, va bene. Dark Kadabra, mettiamoli di qua i Dark. Non ho detto Kratikate. Vabbè, non credo valgono proprio nulla però. Un Dark Alakazam. Un Dark Arbok. Che comunque... È vero, è Olo questo. Quello di prima non era Olo. No, quello di prima non era Olo. Infatti. Questo non era Olo. È vero, avete ragione. Stanno ripetendo questo Charmander Che brutto del team Rocket Non credo valga nulla Nofe immagino Ah si sì, Nof eh, ma quello me lo voglio tenere io I <ride> gengar L'avevo detto che volevo collezionare tutti i gengar Ma ci sono tutti c'è tutta la La combricola. No, non è Olo, purtroppo. È pure sempre un Charizard. Comunque, il Charizard di base vale di più del... E ce li abbiamo tutti, quindi vale qualcosa. Però è un po' un misto... Dark Flareon. Sì, so, ce li ho tutti e tre. Dark Vapore. Allora, intanto, Dark Charizard, quanto può valere un Dark Charizard così? tenuto anche bene di parte. Beh, tuttavia Dark Arc Questo è in inglese. Un dark alla Kazam E un Gengar, che questo è olografico. Allora, se vale 200 euro, lo vendo questo e tengo questo. Perché uno è olografico e l'altro no. Che pacciocone che è Gengar. Tenuto anche abbastanza bene. Un attimo, Charizard, arrivo. Ciao Morgano. Cos'è che devi leggere? Pane di fuoco. Eeeh si chiamano così. Allora c'ho 4 Dark Vaporeon, 1 Dark Flareon e 3 Dark Jolton. Siccome è in italiano, quindi la collezione penso vada bene solo in italiano. Quindi Dark Flareon ce l'ho, sì, Dark Vaporeon e il Jolteon ce l'ho. Facciamo tutte e tre della stessa lingua. Ok, queste le teniamo da parte. Magari ne troviamo altre, eh, in inglese. Che fighi, però, eh. Però queste erano fighi. Bestia, questo è pesantissimo, è strapiero questo... Madonna, non esco. Ah, queste però sono tenute un po' di me. Ah, ma perché c'è pieno di libricini qua. Questa roba. Tanto se notate sono tutti di prima generazione. Non se si era fermato a collezionarle lì. Non c'è proprio effettivamente nulla di seconda... Cioè... no questa pila no, sono le due G gpl ah le ok le giapponesi ah sì, vero le giapponesi si sì, erano non so perché ma non poi non è che le avesse le giapponesi eh. ma to <ride> Mio dio, mi seccato completamente. Un altro Ninetales. Non è prima edizione, stavolta. Charmander prima edizione. Questo potrebbe. Charmeleon. Machoc. Charmeleon prima edizione. Machoc. Cool pix questa mi sa che marca la vorrà no forse ce l'ha già e pure prima edizione no. mm -hmm. <coughs> ma va detto che non ce li aveva i Charizard. Non è prima edizione, ma è comunque un Charizard. Cioè... Non è prima edizione, ma comunque è anche tenuto. Parte un po' i bordi. Diciamo che penso sia un set, credo. Quella subito via sleeve. Adesso ho paura di andare avanti, magari c'è veramente un Charizard prima edizione. C'è un Growlite, prima edizione, e un altro Charmantas. Comunque. Ciao Blaster. Lo so, mister. Quest, ma vale. Quello vale a prescindere. Una Lacazam. quante holografiche stanno uscendo qua? Ce ne è di holografiche? Spero di non doverne mandare troppo a gradare, se no divento povero solo per quello. PJ prima edizione. Tau un Tauro. Cioè, allora potenzialmente io ho qua tutto il set. Non li butto via no Io potenzialmente ho qua tutto il set Grazie Little Grazie grazie Little Eh Cioè ho letteralmente Tutto la... il set Diciamo Che bello sto Dragon Ratata prima edizione Ovviamente non tutto prima edizione ma Energia premedizione. Un'altra energia premedizione. Un'altra energia premedizione. Minchia, questa è distrutta. Un'altra prima edizione, ci sono un po' di prime edizioni, eh. Comunque, Vabbè. quanto ho pagato? Tutti questi box? Zero, perché non sono mie, sono del mio amico che le aveva comprate alla bellezza di 24 anni fa. Quindi sono tutte originali, dell'epoca, sbustate all'epoca. la un altro naintos un'altra prima edizione No, veramente, però mi sa che prima edizione le ho quasi tutte ormai. Ci faccio veramente l'album completo. Adesso me lo metto lì. Le altre, vabbè, chi se ne frega, ma questo mi faccio l'album completo. Alla fine sono 102 perché non erano tutte. Cioè almeno la prima edizione quanto può stare? Non è tenuto benissimo. Che cazzo di canzone? Eh, non sono tenuta benissimo questa. È una cover abbastanza terribile Io queste le ho messe qua da parte Ma non credo valgano Ma no, cadabra Non credo valga Chissà che Questo Pikachu Nofe Tu avevi detto Che non vale nulla No? Anche sto Raichu Questi Squirtle Non valgono nulla Credo Quanti Squirtle? 5 box ho la V dorata. non mi pare ci fosse no, 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 no no 5 box ancora A fare gli scherzi che girano Ok Ah qui ritorniamo con le Con gli allenatori Misti Vediamo un po' C'è qualcosa di misti mm, Che bello Misti Psyduck Anche questo Poliwag Goldium Polywheel. Polywag Starmi, Tentacle. Poliwag non aveva le Olu. Starmi. E invece. Misty tenta Cruel in inglese. C'è sempre la parte del bordo un po' rovinato, però. lo sapevo magari c'è chi qualche carta dentro le carte qui no stiamo con un ele electrode olografico non olografici persia questo è il set jungle. Energia, Ivi. Uh bello sto Giolton, ma non credo valga nulla. Nofe, secondo te è questo? Che è della base 2? Può comunque valere qualcosina. No, no, no. Eh, magari, se non Pikachu. Allora, guardiamo sempre le guance, se ce le ha fottute. Vabbè, comunque, buttele via sulle. E che, nuovamente dicevi questa? Se vedete qua c'è una W colorata Eh 30-40 euro buttali via queste non le hanno c'è solo quella ce l'hanno ok quanti Pikachu! Cioè, veramente li, li regalo, cioè guarda. Solo Pikachu ci sono! Un Cenzi, Un altro Pikachu! Un altro Pikachu! Non solo Pikachu! Sì, l'avevo avuto per i Wizard of the Coast! Non ce n'è più alte di 5 o 7 E un po' il bordo è abbastanza Messo male diciamo Però il davanti è messo bene Cioè è solo il bordo che è un po' messo male Che il davanti è tenuto bene C'è quel bordo lì C'è il chance Che bellino il Chense Questa è tenuta bene ad esempio Eh ma non so se ha senso mandarla a gradare a sto punto perché se mando tutte quelle lì da gradare divento povero Io sto cadendo pezzi di Elastico. Uh, inglese inglese. Uh, questa è completamente rovinata. Cioè, vale di più? queste sono tutte base base prima edizione prima edizione prima edizione prima edizione prima edizione non prima edizione non prima edizione No, è perché all'epoca le venivano tenute con l'elastico, non ci si faceva fare... Eh, cioè... E ovviamente poi si è attaccato... Già giro. E abbiamo così finito tanto. Un po' a prima edizione. Un altro. Un po' nella prima edizione, ci faccio veramente tutta... Una prima edizione. Quanti Charmander Peccato che non sono tutti prima edizione. Questo sì. Million, un altro Charmander. Beh, 60 euro. Allora già più senso farlo gradare. Diciamo. Beetle prima edizione. C'è una marea di prima edizioni. Arcanine Vulpix prima edizioni. Energia prima edizione. Un'altra energia prima, dove le manderei a gradare? Penso a BGS a Beckett se riesco, se non riesco le mando a Grad o ai Grading. Quelle più belle mi piacerebbe mandarle a BGS o PSA in qualche modo. Tra le due mi piacerebbe più BGS perché il, il label di. Il mi fa cagare Il PSA mi fa veramente schifo BGS invece a me piace un sacco C'è un altro Ninetales Questo è il terzo C'è una marea di Charmander cioè. Sì, è bello, poi mi piace, cioè proprio esteticamente è molto più figo. Uh, quindi devo solo considerare quella prima edizione, immagino, di Ninetales. Ho finito le prime 100 sleeves. Sì, è Charmander, si sì, prova. Eh. Ho preso quelle che mi hai consigliato tu, no? Sì, sono molto figo. il Poi dovrei metterle magari qualcuno nella perfect, però. Eh. Ah, dall'altra parte. Prima. Ok. Uh, non lo sai, so, l'ho preso comunque. Ne ho presi 150. No, 100 forse. O 150, non mi ricordo. Tanto costano 5 euro, dicevo. Non costano. Gli ultimi due. Questo è pienissimo. Facciamolo per ultimo. Ah si passa su un altro Trainers. skoga. Sì beh glielo mando, Tanto gli ho preso comunque anche se lo mando BS gli mando quei loader là. Tanto ce li ho. E devono ancora arrivare in realtà. Comunque sono... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, esattamente 20 scatole. Quali troppo ci vogliono? Ci vogliono quelli semirigidi. Non ci vogliono quelli basi, sono quelli semirigidi. Quelli che ho scritto. Questo. credo valgano molto anche perché sono del trail de, uh, dentro il pack base l'ultimo quello che canta no Frank Keller e Eagle Hammer. Sì, 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 sono già nella pagina loro di quando fanno le prossime ondate, gliele mando lì. Tanto bisogna spedirle a Roma, mi pare. Devo solo capire come lo annunciano il prossimo invio perché non ho ben capito come fanno. BGS mi piace un sacco come cosa ok non c'è nessuna carta pialu già su Telegram, io non sono nel gruppo come si chiama il gruppo Telegram loro? Doctor sta far gradare sui tra i 25 e i 30 carta non è poco per quello che si mandano solo quelle che valgono tanto Altro macio, qui mi sa che sono tutte che abbiamo già visto. No, mi sa che qua non c'è molto. Un Chain Flash, questo non l'avevamo ancora visto però. Un cubo anche questo non l'avevamo ancora visto. Ho veramente probabilmente tutto. La prima... Perry. <sussurra> eh sì, Lut. Manca me. Più che altro mi viene ancora più Magone perché le ho buttate via io. <ride> Quindi a sapere quanto valgono. Eh sì, tra i giorni. Diciamo che. Mandi le carte che valgono almeno 50 euro, ecco, diciamo. Se no, a poco senso. O oh, proprio quelle che vuoi tenere tu. Non abbiamo trovato un Blastoise però. Cioè il Dark Blastoise l'hanno trovato ma non un Blastoise. E non l'ho buttato via io, Blastoise l'ha buttato via i miei. O probabilmente hanno detto le tenete, sì, no, buttate via. Cioè, all'epoca chi immaginava. Ma ah, qui mi sa che non ci sono... First Edition, magari c'è qualche holografica. Quanti bell sprouts? Solo bell sprouts. Paraset? Anche questo non l'avevamo ancora visto. Boh! Finito! Ah, queste sono tutte le olografiche, adesso le facciamo vedere, fatemi un attimo, dire qua. Anzi, fatemi prima slivare queste, che sono tutte prima edizione. No, slivate di Pokémon, diciamo, un 100, 110, 120. 120. Perché ogni pacchetto di sliver da 100. Ne ho aperto un altro. Adesso probabilmente con tutte le energie e robe del genere. Secondo me arriviamo sui 150, 160. Tutte prima edizione. O holografiche. Adesso mi faccio un raccoglitore di tutte le prime edizioni e vediamo. E poi il resto le divido ma non le slivo tutte perché sono penso un migliaio e non mi bastano e poi non ha senso e, e vediamo. Ovviamente le trainer sono tenute molto meglio dei Pokémon, eh. Ah, buono, Blaster Tanto tempo fa magari l'hai anche pagata meno di quanto potrebbe costare adesso. Ok, e poi le energie. Sliviamo anche le energie prima, tante. Però le tengo tutte così in sleeve. Le carte olografiche che non mando a gradare le metto anche nella, nella Perfect. Poi vediamo. Quelle da gradare invece poi torneranno gradate. Quindi int. Ho anche i top loader ma per ora non li uso, vediamo. abbiamo tutte le energie a prima edizione è rilassante mettere le, le carte nelle slip è proprio Sì, 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 lo so, va serita la perfect al contrario e poi sopra la... Sì, 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 Ok, allora. Le energie dovremmo averle tutte. Minchia, una ad erba, eh. Erano sei le energie all'inizio. Cioè una sola d'erba va bene ah la neutrale porca, porca. vabbè. magari c'è magari l'ho saltata poi dopo le ricontrollo e le energie qua? poi abbiamo slivato il trio dei dark in italiano più il gengar questo qua perché lo tengo io e queste due giapponesi che non so perché c'erano. Non so neanche il simbolo quale sia. Tra l'altro, il back era completamente diverso. Eh, <ride> 36. Mettiamo qua. Poi. Queste sono tutte le prime edizioni. Abbiamo un ratata, un Dodo, un altro Dodo, un terzo Dodo, un quarto Dodo Due porigon. Allora, dividiamo un attimo in colori intanto Così poi le dividiamo meglio No, non ci sta l'acqua Ah Allora, iniziamo. Allora, queste sono uh, Lotta. Sì, Lotta abbiamo un Machop, Machop, machok. Tutte Tutti primi edizioni questi, eh? Un Sandrio, un Onyx, un Onyx, un Diglett, un Diglett, un Sandrio. Dove cazzo stava qua? E questo è un intruso. Ok, e questi sono i primi. Edizione Lotta. Poi. Non c'ho più spazio Vabbè che questa scatola Non mi serve più Ok E ok Poi Questa potrebbe valere Anche se è No perché l'ho messa qui? Non è prima edizione Ma non avevo Una prima edizione Io di Pikachu Ah qua Questo poteva valere Questo non ho capito perché l'ho messo qua. Perché l'ho messo qua? Varrà qualcosa, boh. È del set base 2, però è un Pikachu. Magari vale. Togliamolo per ora. Beh, comunque c'è un Pikachu prima edizione qui. Poi. Abbiamo il tipo erba, abbiamo caterpi, 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 Metapod, 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 uh, Beadrill, Tangla, 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 Offing, Pulbasaur e un altro Beadrill. Mettiamolo in mezzo il Bulba, che sennò magari si rompe. Questo comunque potrebbe valere. E via qui. Dopo li metto nel in uno di questi qui abbiamo un Hunter un Gastly un altro Gastly un terzo Gastly un altro Hunter ah, aiuto Jinx 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 Drosy Drosy Abra e Cadabra Cadabra Prima edizione però oh, Sarà che l'hanno solo ristampato adesso poi Fuoco Abbiamo il signor Charmander, prima edizione, un Charmiglio, un altro Charmander. Un Growlite, un Vulpix, un altro Charmiglio. E un Ponita. Sì, è la pubblicità di Spotify. Poi abbiamo tipo normale. PG ratata, porgon, porgon, ratata, dodo, 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 e un altro dodo. Infine l'acqua. Sil, poliwag, poliwill, stario, stario, starmi, starmi, Magikarp, Magikarp, squirtle, un altro poliwill. E un dewgong che va qui. Insieme a Seal. Ok. Queste sono tutte prime edizioni. Poi io avevo tenuto da parte questi qua che non credo valgano nulla. Tutti questi Squirtle non prime edizione. Uh, questi Pikachu. Mi sa che adesso sono finiti tutti là dentro. Anche questi cadabra, questi non valgono un cacchio. Ora. E no, dovrei anche starmene a riguardare tutti. Sta la tosta, eh? Mandamelo, però, mettila su Discord, però, vediamo. Ora, Coges Beadrill. Ninetales, che questo ne abbiamo più di una. Quindi metterò da parte. Electrode. Censi. Un Pikachu, quello prima edizione con la W. Sì, l'hanno ricominciato adesso, infatti, a ridisegnarli. Abbiamo un Misty Tentacruel, un altro Ninetales, Machamp prima edizione, Alakazam non prima edizione, Charizard purtroppo non prima edizione ma è comunque un Charizard, ha tenuto bene. E un po' i bordi, è un po' i bordi, è un po' rovinato, il davanti è perfetto. Abbiamo anche un Dark Charizard. Questo è tenuto molto meglio. Del il team Rocket. Gengar holografico. Dark Alakazam. Dark Arbok. Un Wigglypuff. Un Erika Valsplum. Un MAC. Un Raichu prima edizione. Un Mewtwo non prima edizione purtroppo. Un Lapras. Eccole, eh, Charizard sì. Eh, un Polivrag. Questi mi sa che ne avevamo più di uno. Un Hitmonchan non prima edizione, un Geridos non prima edizione, un Venusaur in italiano non prima edizione, un Venusaur in inglese non prima edizione, un Venusaur italiano prima edizione. Come tenuto questo? Beh, direi abbastanza vero. Direi meglio del Charizard questo. Sì. Un Dark Blastoise. Ci abbiamo... ci manca ecco, ci manca il Blastoise normale e il Dark Venusaur purtroppo. Ciao no ce l'avevamo tutti Dark Vileplume Dark Weezing un Dark Dragonite come è tenuto il Dark Dragonite? a parte il bordino qua non male un Vaporeon non prima edizione un altro Polivrat un altro Ninetales facciamo la collezione un Magneton un Zapdos un Giovanni Spersian un Kangaskhan un terzo Polivrat e un Cliferri ce l'avevamo? ce l'avevamo già Ah no, era il Censi che avevamo. Okay. E questo è quanto. Diciamo che... Penso che qua... Qua ci saranno... Potenzialmente un 2000 euro di roba. Qua, solo in quelle lografiche. Tra tutto... Forse 2.000 no ma 1.500 Cioè se voi dite che già Diciamo che quelle che hanno più valore Secondo me sono Da quello che avete detto voi No Zapdos non credo Vaporeon neanche Forse questo potrebbe valere un po' Lui Loro tre Gheridos non credo Mewtwo forse qualcosina vale Raichu prima edizione uh, Dark Alakazam Potrebbe magari qualcosina Il Gengar avete detto che ha ricercato Il Dark Charizard Il Charizard L'Alakazam Potrebbe magari valere qualcosina Il Machamp un pochino Il Pikachu quello con la W E basta sì, Non credo In che senso, Rume? No, io... Cioè, l'idea di venderle queste. Però, vediamo. Diciamo che queste secondo me sono le principali. Cosa sono gli swirl? E non so cosa siano. Quale Gengar? No Gengar Allora purtroppo allora, Gengar È il mio Pokémon preferito Quindi Probabilmente non è in vendita A meno che vale talmente tanto Che mi tengo Quello non olografico E vendiamo quello olografico Proviamo. vediamo uh, Lapras. Sì C'ha una spirale qua Questa cioè quella c'ha lo spirale se pensate in punti fighi può aumentare il valore ma dopo pure ste cose <ride> mi sembra un po' esagerato però vabbè non dico nulla però solo quella ce le ha? Gli altri non vedo spirali o roba del genere Non mi pare di vedere altre spirali Cos'è che avevate detto? Dark Charizard? Cosa? il well, Dark Charles no, so mm. TR4, TR21, 21. Non è olografico, purtroppo eh? non è olografico. Direi che Direi che è tutto per ora Adesso le metto nel raccoglitore e poi vediamo Devo capire quali mandare a gradare o quali no uh, si sì, c'è la roba in live sì E eh, ostia io, come lo faccio però ho la tastiera un po' bloccata Beh, non è che sia sto grande valore, eh. A parte che vanno comunque vendute, che non è mai... Grazie, ma... Aiuto. Niente, quindi. Allora... Poi, magari metterò le foto quando le metto nell'accoglitore e tutto. Ehm... Um... Vale un centello? Non è olografico, comunque. Cioè... Ci vediamo stasera con uh, Formula 1. Quindi ristrimmo io con Formula 1. Grazie per essere stati qua con me. ciao ciao ciao, ciao a tutti.